l'amore di Dio vince. Ecco, e l'amore di Dio sta consentendo alla madre di Gesù di essere presente in mezzo a noi in un modo particolare. Proprio ieri, 25 febbraio, giorno delle ceneri, siamo stati raggiunti da un altro messaggio della Madonna che voglio leggere. Cari figli, in questo tempo di rinuncia, preghiera e penitenza, vi invito di nuovo. Andate a confessare i vostri peccati affinché la grazia possa aprire i vostri cuori e permettete che essa vi cambi. Convertitevi, figlioli, apritevi a Dio e al suo piano per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, la Madonna parla di questa grazia che può aprire i nostri cuori. Ecco, i nostri cuori tendono ad indurirsi, a raffreddarsi. Ecco, c'è bisogno della grazia di Dio perché i nostri cuori che si chiudono, si raffreddano e perciò poi pecchiamo, ecco, possano essere aperti dalla grazia. Ecco, ma noi dobbiamo domandarci che cos'è questa grazia di cui parla la Madonna. Andate a confessare i vostri peccati, perché i nostri peccati sono proprio la conseguenza della mancanza della grazia di Dio. Che cos'è la grazia di Dio? È il suo amore gratuito e incondizionato che attraverso Gesù Dio ci offre. Ecco, e Gesù è vivo. Ecco, noi abbiamo i sacramenti. Ecco, che cosa sono i sacramenti? Primo fra tutti la celebrazione della messa, la domenica, la Pasqua della settimana. Ecco, partecipare alla messa la domenica. Perché diciamo che non andare a messa la domenica è un peccato mortale? Ecco, non è che moriamo fisicamente, non è, la stragrande maggioranza delle persone non è che va a messa la domenica, perciò non è che muore fisicamente. Però, carissimi amici, noi non siamo solamente fisico, non siamo corpo, ecco, si può morire nell'anima. E poi quando c'è questa morte dell'anima, ecco, questa mancanza di amore, ecco, poi si fanno i peccati, i piccoli, i medi, ma poi si può arrivare a fare peccati grossi, grossi, ecco, addirittura togliere la vita ad un'altra persona, proprio per questa mancanza di grazia, per questa mancanza di esperienza d'amore, ecco, che Gesù Cristo attraverso la sua Chiesa vuole farci fare continuamente. Diceva il Catechismo di San Pio X, dice, per vivere secondo Dio c'è bisogno della grazia di Dio. E come si ottiene la grazia di Dio, questo amore di Dio? Attraverso la preghiera, e la preghiera come richiesta, come mendicanza, e attraverso i sacramenti. Ecco, la messa prima di tutto e poi ogni tanto questo sacramento della confessione, alla quale la Madonna ci invita: andate a confessare i vostri peccati, cioè la mancanza di forza nel fare il bene. Ecco, noi vorremmo fare il bene, vorremmo volerci bene, ma tante volte non ne abbiamo la forza perché non abbiamo la grazia dell'amore di Gesù, la grazia del perdono di Gesù. Perciò la Madonna dice: andate a confessare i vostri peccati affinché la grazia possa aprire i vostri cuori e permettete che questo amore di Dio cambi la vostra vita, perché noi non cambiamo. Io di questo ne sono profondamente convinto, né per paura e né per interesse. I cambiamenti che possiamo fare per paura di una punizione o per un interesse tengono poco, non tengono nel tempo. Il vero cambiamento è quando sperimentiamo l'amore, e l'amore si è fatto carne, è Cristo che è diventato Gesù, il Figlio Eterno di Dio. Allora, quando si incontra Lui, ecco, come ci racconta sempre il Vangelo, ecco,
sia alla liberazione dei peccati. E domenica scorsa noi abbiamo proprio letto dal Vangelo di Marco questo incontro di un paralitico con Gesù. Ve lo leggo. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni e si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta ed egli annunciava loro la parola. Ecco, cosa annunciava Gesù? Il nucleo, l'essenza della predicazione di Gesù è che Dio è nostro Padre, è suo Padre e nostro Padre. Questo è l'essenza dell'annuncio che Gesù è venuto a farci. Non abbiate paura, non temete, perché il Padre mio e il Padre vostro vi ama. Ecco, questo è l'annuncio. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone, una scena bellissima questa. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove Gesù si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, ecco, quando interviene Gesù, quando vede la fede, ecco, Gesù, vedendo la loro fede, ecco, la fede di questi quattro amici che portano da Gesù questo loro amico o parente paralitico, ecco, nella speranza, credendo che Gesù avesse potuto guarirlo, ecco, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Ecco, se noi ci aiutassimo nell'amicizia ad andare a messa la domenica per incontrare Gesù, purtroppo Gesù ci vede tante volte, carissimo, no, tante volte, ci vede sempre, ci vede specialmente quando ci avviciniamo alla messa, noi preti, pure quelli che partecipano, noi tante volte celebriamo senza fede. Quando Gesù vede che non c'è fede, ecco, noi non riconosciamo i nostri peccati, non riconosciamo le nostre paralisi, no? Perché il problema non è essere paralitici nel corpo, noi siamo paralitici nel cuore tante volte, siamo incapaci di amare, nemmeno lo vogliamo ammettere, nemmeno confessiamo questo nostro peccato. Noi vorremmo fare il bene, vorremmo amare, ma siamo incapaci. Ecco, se invece, ecco, la nostra amicizia, ci avvicinassimo a Gesù nella celebrazione eucaristica e nella confessione con questa fede che Gesù è lì non per farci pesare i nostri peccati, questa nostra incapacità di volerci bene, ma ci avvicinassimo a Gesù con il desiderio di essere guariti da questa malattia, da questa paralisi, noi sperimenteremmo, ecco, questa liberazione, che è un processo continuo. Io lo dico perché, ecco, per grazia di Dio sono stato aiutato ed educato ad avvicinarmi a Cristo con verità, non così distrattamente o per modo di dire. E io cerco di celebrare sempre la messa e di pregare sempre seriamente, riconoscendo il mio peccato, i miei peccati, perché siamo tutti quanti uomini. Allora, se Gesù vedesse la nostra fede, ecco, noi faremmo questa esperienza: figlio, ti sono perdonati i peccati. Io dico che sempre la domenica, durante una settimana, col marito, con la moglie, con i figli, col papà, con la mamma, con i compagni di lavoro, con i compagni di scuola, con gli amici, pecchiamo. Ecco, la domenica il Signore ci invita ad avvicinarci a Lui: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, perché non riuscite, non ce l'avete la forza di volervi bene. E se non conoscete il mio amore, voi non diventerete mai capaci di volervi bene gli uni gli altri, mariti e mogli, genitori e figli, fratelli e sorelle, eccetera, eccetera, no? Medico e paziente, infermiere, lavoratore, qualunque sia la nostra condizione. Ecco, figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Uno si sente risollevato, ristorato, come dice Gesù, e poi si ritorna di nuovo alla vita e con questa grazia, con questo amore che noi riceviamo da Gesù. Ah, ci sono sempre gli uomini religiosi che rompono un po' le scatole. Erano seduti là alcuni scribi, studiosi della Bibbia, e pensavano in cuor loro: perché costui parla così, bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?